paura del crimine, le percezioni. Voi ricorderete tante interviste del precedente ministro degli interni, Minniti, quando appunto presentava il suo decreto sicurezza, basato sul fatto, in cui ricordo molto bene, in varie affermazioni, in interviste giornali, in cui diceva: non importa che io presenti i dati ai cittadini che la criminalità sta diminuendo, ai cittadini questo non interessa più, perché la sicurezza è un problema di percezione. Ora, questa non è stata una scoperta di Minniti, se ne parla da 30 anni di questo dilemma tra percezione e realtà effettiva, quanto davvero la percezione riprende la paura irrazionale o irrazionale, per quali gruppi lo è, per quali altri non lo è, c'è una roba lunghissima. Ecco, non era una novità, ma il ministro la utilizzò moltissimo per presentare il suo decreto e per giustificare l'urgenza, che non trovava corrispondenza in un andamento oggettivo di reati che sono in diminuzione. Però ha utilizzato un allarme sociale. Questo l'hanno fatto tantissimi politici in tanti paesi europei, a volte ottenendo, nei paesi dove si può fare valutazione delle politiche, ottenendo anche risultati di tipo perverso, cioè facendo veramente aumentare la paura della criminalità. In effetti è anche vero che se tu tutti i giorni sui mezzi di comunicazione, nel discorso pubblico e politico, parli di allarme e criminalità, ogni cittadino si convincerà che c'è davvero un grandissimo problema di criminalità e quindi si perde un po' la razionalità del discorso. E questo, il tema della paura e della percezione, è fondamentale. Il disordine integrato, questo è l'altro aspetto importante delle politiche di sicurezza, che non sono politiche che si dirigono soltanto alla criminalità, ma proprio perché hanno a che fare con le politiche locali, sono parte del governo locale della città o di un ente territoriale più ampio come una regione, cominciano a introdurre il degrado, il disordine urbano, quindi quei fenomeni che non sono classificati come criminali dal nostro codice penale, o a volte lo sono, perché il vandalismo è un reato, però è dentro anche alla categoria del disordine urbano. Quindi ci ricolleghiamo a quando Ivan Cecchini parlava dei confini tra il lecito amministrativo e il penale. Vediamo che anche dal punto di vista sociologico abbiamo delle categorie in cui i confini non sono ben chiari. Quello che sociologicamente noi definiamo come disordine o degrado urbano contiene sia dei reati veri e propri, ma degli altri comportamenti che invece sono delle violazioni di norme civiche, di quella buona educazione, che oppure sono espressione così di determinati comportamenti di certi gruppi che entrano in conflitto con i bisogni e i comportamenti di altri gruppi nello spazio pubblico. Chi vuole dormire e chi pensa che si possa fare festa fino alle 3 di mattina, cioè si creano tutti questi problemi che ora noi sociologicamente definiamo come disordine integrato e che soprattutto questi entrano nel campo delle ordinanze amministrative o dei regolamenti di polizia urbana, e quindi è una maniera anche tutto sommato di criminalizzare determinati comportamenti che non sono mai stati considerati criminali, lesivi di particolari beni giuridici o che in grado di produrre un particolare danno sociale, ora vengono criminalizzati tra virgolette attraverso l'illecito, il diritto punitivo amministrativo.